Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Papalox per Ultimate Team Fifetali e siamo qui oggi con una nuova recensione. Quest'oggi parliamo di uno dei giocatori più forti di FIFA, sicuramente senza dubbio, e uno dei giocatori più forti del mondo attualmente. Parliamo di Lionel Messi, giocatore che ha realizzato nella Liga la bellezza e la freschezza di 43 reti e che ha vinto Champions League, Coppa del Re e campionato, quindi triplete quest'anno per lui. Carta meritatissima e carta molto forte. Questa è solamente una delle tante versioni che ha avuto Messi quest'anno, infatti ne ha avute un numero veramente indecente. Giocatore che presenta già sulla carta delle caratteristiche che fanno uscire gli occhi dalle orbite, come possiamo vedere 97 velocità, 98 dribbling, 96 tiro, 93 passaggio, quindi delle caratteristiche che sono veramente un qualcosa di emozionante veramente. Partiamo con l'analizzare in dettaglio queste caratteristiche e partiamo dalla velocità. La velocità che si divide in un'accelerazione che è completamente assurda, un'accelerazione che sul primo passo Messi, poi il difensore neanche lo vede, cioè Messi c'è, no non c'è, l'ha già saltato di netto, e questa accelerazione è talmente elevata che il 94 di velocità massima sembra quasi che rallenta il giocatore, cosa che invece non è vera perché comunque è un valore molto alto, però l'accelerazione è talmente alta che sembra che Messi andando avanti rallenta. Il dribbling, che secondo me è una caratteristica fondamentale per Messi, è a parer mio anche quella che mi è piaciuta di più. Presenta un 98 di dribbling puro, un 96 di agilità, un 97 di equilibrio e le 4 stelle skill, che unite al precedentemente accennato 96 di agilità lo rendono un giocatore con cui è facilissimo dribblare l'uomo, è veramente veramente facile. Il tiro è un'altra caratteristica molto buona, presenta 96 di tiro a giro che si sente, infatti i tiri a giro sono una cosa particolarmente ottima, e un 95 di long shot che permette al giocatore di tirare e di segnare da lontano, sebbene l'86 di shot power non sia esattamente il massimo. Però comunque da lontano riesce sempre a prendere la porta e fa dei tiri molto angolati, quindi molto spesso non segna di potenza da lontano ma di precisione. Il passaggio è un'altra caratteristica importantissima per Messi, un 96 di passaggio corto che se lo proverete vedrete che è un giocatore che non sbaglia neanche un passaggio da vicino, infatti la mette sempre sui piedi del compagno, ma anche da lontano, nonostante abbia l'82 di passaggio lungo, riesce a fare dei passaggi lunghi e dei cambi di gioco che sono veramente notevoli. Il fisico è una pecca, infatti il 71 di forza fisica si sente abbastanza, perché se il giocatore avversario riesce a prendere Messi 8 su 10 lo butta per terra e gli toglie la palla, nonostante comunque l'equilibrio di Messi sia un 97, quindi una caratteristica molto elevata. E di testa, insomma, diciamo che è quasi inutile parlarne, il giocatore non è altissimo, quindi è difficile che la riesca a prendere. Se la prende devo dire che dà delle soddisfazioni, perché comunque di testa non è male. Il problema fondamentale è che devi riuscire a prendere la palla di testa Messi, insomma, che non è un qualcosa da poco. Ora possiamo andare a vedere lo schema riepilogativo dei top e dei flop, e vediamo che tra i top ho inserito l'accelerazione, il dribbling, le 4 stelle skill, il passaggio corto, il long shot, la finalizzazione e il controllo palla. Tra i flop vediamo che oltre il fisico che ho citato precedentemente c'è il ruolo. Voglio spiegare questa cosa del ruolo. Io personalmente, per il mio modo di giocare, per il mio modo di vedere Messi, esterno destro, cioè alla destra, secondo me è sprecato. Se devo andare a comprare un esterno destro o un'ala destra appunto, vado a prendere Robben Team of the Season, che costa un quarto, un terzo di Messi, e secondo me riesce a ricoprire quel ruolo in maniera migliore rispetto a Messi. Messi lo vedo molto più come un giocatore che deve stare al centro, come AT o ATT a seconda di falso 9, prima punta, insomma deve stare comunque come attaccante. Ho provato anche Messi Team of the Season nella posizione di prima punta e devo dire che mi è piaciuto molto di più rispetto che esterno, sia perché fa dei movimenti molto più naturali, sia anche perché riesce a fare degli inserimenti notevoli e più veloci e che lo portano molto spesso, molto più spesso in porta. Questa ovviamente è solamente una mia opinione ovviamente. Quindi direi che a Messi si può tranquillamente dare come voto finale un 9. Questo 9 probabilmente è dettato soprattutto dal ruolo, che a me non ha fatto impazzire come esterno destro. Quindi
se avete crediti provatelo, non è malaccio come esterno, come ho detto secondo me si possono spendere crediti in maniera migliore, ma comunque è un giocatore veramente valido. Per questa recensione direi che è veramente tutto, ciao a tutti.